e cioè la lotta dei popoli per la riconquista della propria libertà e indipendenza democratica, modo di ribellione che in ogni epoca ha opposto oppressi ad oppressori. E quindi è chiaro che il completamento del risorgimento che oggi tanto si festeggia, giustamente, io sto facendo degli altri spettacoli che ieri devo fare proprio le donne e le musiche del risorgimento, e quindi questa pagina di sofferenza, di persecuzione, ma di sollevamento contro l'oppressione e contro l'oppressione della mancata libertà, della tolta libertà della dittatura, è una pagina di completamento del risorgimento. Il risorgimento viene completato quando al referendum viene il 2 giugno il voto, certo, è il referendum, diciamo, per la monarchia e la repubblica, ma in caso anche per la elezione della costituente, viene finalmente le donne hanno il loro voto e 5 hanno il loro voto, sono votate e 5 vanno addirittura nella commissione dei 75 per la prima bozza della stesura che verrà poi discussa da tutta parte dell'Assemblea del 556 dell'Inglese e del 7 novembre, quindi 5 queste. Sono le donne che completano la nostra democrazia e il voto che nessuno gli ha regalato e che si sono conquistate proprio sul campo con il loro coraggio, con la loro vita e con la loro diplomazia e intelligenza. Questa dalla più impegnata alla madre con i 5-7 figli, come nel Risorgimento. Questo parallelo che io faccio, mi trovo a menzionare a scovare le donne del Risorgimento che con 4 figli, 3 figli ai giardini, così come le nostre, nelle fiamme e della bimba che si salva, Liliana, salvata dal corpo della madre, ma questa mano che le chiude la bocca fino a non farla, fino al soffocamento, questa mano misteriosa che le impedisce di gridare, quando ancora i tedeschi, che poi hanno questa linea che è sempre quella degli austriaci e dei tedeschi che vogliono scendere al Mediterraneo, quindi l'Italia è proprio il loro punto di destinazione. Questi continui rimandi sono importanti. Parliamo dal punto di vista musicale che le musiche sono le musiche, sono gli inni dal diavolo, ecco, leggo un pochino, voi non ce l'avete, ma quando si incomincia la bandiera dei tre colori, e quindi ancora qui la bandiera dei tre colori è Dio, bella Dio, che riprende la strada del risorgimento e poi dopo Stellette, Corinzia, la tradotta, il diavolo, Montegrappa, l'inno di Mameli, il silenzio e il riconoscimento ai caduti, sempre riavvicinandoci al risorgimento dopo l'unità d'Italia, 7 anni di ferma, i contadini che sono accusati dopo nel post-unità di non essere stati con Garibaldi, e che dimostrano che senza di loro i contadini, che sono quelli che danno all'esercito i 2/3 del necessario, del personale necessario, sono proprio quelli che nei 600.000 morti, i 2/3 sono 400.000 morti, e che quindi i contadini, se non sono stati con Garibaldi, che non è vero perché io ho poi i nomi di quelli che sono stati con Garibaldi, anche solo simbolicamente, contadini sono coloro che hanno salvato una volta l'Italia nella prima guerra mondiale e l'altra volta non solo i soldati ma i contadini, quello che abbiamo detto, i civili delle campagne, soprattutto quelli dell'Argentina, che hanno con il rischio della loro vita hanno salvato l'Italia anche nella seconda guerra mondiale. Ho detto gli inni, ho detto anche del diavolo, naturalmente.
ovviamente c'è il momento, anche il momento di intimità familiare, perché noi seguiamo la bambina a diventare donna, a sposarsi, quindi assistiamo infatti alla terapia, un altro fidanzamento, il matrimonio, la perdita di una bambina, e quindi è tutto familiare quello che si narra, si parla delle sagre, si parla della perdita di una bambina, e quindi le canzoni, le musiche sacre, l'Ave Maria, e poi la Niña Nana di Brahms, e poi la Vergine degli Angeli come commento di vicinanza, prendila sotto il tuo manto, e poi l'andata alla monta, alla risaia, per poter dimenticare questo strazio, e le canzoni delle bambine, cioè le donne, sono tenute in grande considerazione. Era proprio nata come ringraziamento alle donne. L'ultimo, anche per me, l'ultimo aneddoto, lo dico perché quasi mi viene in mente, perché fui così colpita, perché preniva la tempata, avevo appena avuto un bambino, e ero andata in tournée con il bambino di 3 mesi, con mia madre di 80 anni, perché non ho trovato una babysitter nera, bianca, gialla, con mia madre, che ha ripreso una vita straordinaria. Bene, arriviamo a Bassano. E io con la maternità addosso, e insomma si chiama, non c'è niente da fare, vado al parco delle rimembranze. E di fronte a quei piccoli alberi che ci sono, su ognuno dei quali c'era una fotografia, ormai madre, io ho visto quelli che fino a 3 giorni prima li avrei visto come compagni, come colleghi, anche se erano giovani, perché il teatro ovviamente comunione, giovani, vecchi, tutti insieme, invece la maternità così recente e li ha fatti sentire figli, e quindi io sono scoppiata nel pianto di rotto, ecco, e da lì ho capito che qualche cosa doveva essere scritto per ricordarli, per ringraziarli, e l'ho associato anche alle donne. Io mi sono domandata, ma come hanno potuto sopportare, come mia madre, ma come tutte quelle che ho detto, di casa Gonci, ho visto, ma come hanno potuto sopportare delle emozioni, delle violenze, delle fatiche, delle fame, come è stato possibile che abbiano potuto sopportare vive? E quindi, voglio dire, che la nazione come intesa di popolazione è stata salvata fino adesso. Paese è stato salvato come nazione, come unione, come rapporti, come continuità. Scusate, per una cosa voglio dire della bettola, che di tutta la strage raccontata e di tutti i salvamenti anche avventurosi di cui si parla, che voglio leggere, c'è stata una cosa che la volta precedente non avevo colto, ma che molto, siccome a Toano sono successe cose di scontri tra parenti, di scontri tra amici, e io ho scritto una pagina, mi sembra proprio, e seguirà le cose della pentola, mi sembra proprio, perché sono ancora il copione con una mano e ogni volta c'è un'aggiunta, e c'è solo questo, quello dei due cugini che si stavano accoltellando l'un l'altro e che si scoprono la faccia, vedono di essere cugini e fanno cadere proprio la pentola lì vicino e fanno cadere il pugnale e si abbracciano piangendo. E quindi io vi leggo la pagina che bene li rappresenta. Madre, rastrellamenti, torture feroci, fucilazioni, violenze sulle donne, deportazioni degli uomini, case bruciate, animali, vite graziati, e la disperazione di vedere i nostri paesi divisi su due fronti opposti, fascisti e partigiani, spiate, ritorsioni, esecuzioni, amici di una vita, vicini di casa, parenti, si uccidono l'un l'altro. Che disperazione, madre, che disperazione. Di tutte le guerre, di tutto il male che abbiamo patito dalla grande guerra, questo è il peggiore.